sto nel buco del culo, il cazzo che mi sfonderà. E chi sarà? Cazzo, più duro di me, cazzo, più duro del muro. Buonasera chat. Ah, buonasera. No, ma vieni quando ti pare. Non so come intenderla questo vieni quando ti pare, Margix, con questa canzone in sottofondo. Vieni assume svariati significati. Buonasera chat, buonasera fucking chat. Buonasera. Basta, musica di qualità. Dov'è la musica di qualità? Eccola. Basta, musica di qualità. Here we go. Pronti per Jerry Scotti questa sera? Pronti per chi vuole essere milionario? Mi sono visita a tema. Jerry, sono pronto. Jerry, sono elegante per te. Buonasera. Ho sbagliato schermata. Buonasera. Sono elegante per Jerry. Siamo pronti. Siamo tutti pronti per Jerry. Siamo pronti per chi vuole essere milionario questa sera. Chat. Siete pronti per chi vuole essere milionario? È la mia Spotify. No, questa volta non è. No, vabbè, sì, questa ce l'ho salvata, ma non è la mia. Questo caso non è la mia. Vestito come nella foto. E ma l'ho lavata, è la camicia rispetto a un anno fa. E comunque sono molto più bello perché ora ho i capelli lunghi sopra. Prima piacevo la. Ho visto che la capitolazione del milionario è quella in inglese. Aiuto chat, aiuto! Aiuto chat! Cosa avevo detto che c'avevo? No, non la moffetta! Chat, aiutami! Cosa avevo in testa? Non era la lontra! Guarda la chat che non mi aiuta. Era la nutria, grazie pinzatrice. Oh, no, è stata pinzatrice a dirlo giusto. Era la nutria. Buonasera. Ho messo una nuova emote in queste notti. Ieri notte ho messo una nuova emote per i normi, così anche quando verranno i normi da Fortnite avranno anche una emote che li fa sentire a casa. Un bel XD che li fa sentire a casa. So funny dude. Yeah, XD a tutti. XD, sì. Va bene. Per tutti i membri nuovi, noi aborriamo il termine XD. Noi schifiamo il termine XD e aborriamo fortissimo l'uso di così locuzioni, sigle e così insomma quasi anagrammi anacronistici di questo tipo, ma abbiamo messo XD in tono totalmente ironico, quindi a tutti i new friend state tranquilli. E crasha XD, e crasha. Ma questa è la live di quello perculato da tutta Twitch Italia. Eh sì. Buonasera a tutti ragazzi. Non sembra perché sono un maestro delle inquadrature. Sono un maestro delle inquadrature, dei sotterfugi e dei giochi di prestigio visivi. Ma ho i capelli fradici perché ho finito la doccia adesso. Ho i capelli fradici, però guardate, sono impeccabile per Jerry. Incredibile. Eh sì, XD, Pacenco ha detto basta, io non accetto più i soprusi. Ciao, per me è la fine, no scherzo, sta facendo come sempre Dead by Daylight. Tanto i mod. Ciao new friend, ci sarà molto spam in questa live, ma non ti preoccupare, tanto i mod ti prendono in giro. Voglio il cazzo nel buco del culo. Ma è troppo faticoso scrivere Moro. Sì, lo so, è lungo, ma non ce n'erano con nomi più brevi, quindi. La vestaglia da vecchietto. Ah, senti, è comoda ragazzi, perché io mi alzo, non ho voglia di vestirmi, è nudo, sto con la vestaglia, quindi quando passano i bambini davanti casa. No, Twitch staff, this was a joke. Twitch staff, this is a gioco di ponte, è un gioco di ponte, una burla, uno scherzo.
Twitch staff, please, this is just a joke. This is a fraintendement. Please, this is an enjambement. Please, je suis un enjambement. Please. Ci sei, pedover? Ruba le vestaglie alla mamma. Sto cazzo, quella è mia. Cioè, quella è mia. Quella, minchia, non so usare la testa. Quella è mia. Twitch spliff, please. Quindi, ragazzi, quindi. Ragazzi miei, compagni di Cella Brebbia. Cosa facciamo questa sera, quindi? Cosa facciamo questa sera? No, this is a joke. This is Filthy Frank Twitch, in che senso? Che musica c'è? Ah, i Queen, quella merda di Queen. Sto scherzando. Everything is a joke. Everything is a joke, Twitch. Everything is a joke. And Twitch toss are a very good thing. I'm not joking, Twitch toss are a very good thing, please. Quindi, Hyper Dance Game. No, stavo scherzando. Alcune mi piacciono. Dai. Alcune. Radio Gaga è carino. Radio Gugu. Quella merda di beat. No, allora, non facciamo fazionismo. Io non condono. La musica è bella tutta, tranne l'amico di Massimo Pericolo che rappa insieme a lui in Ansia. Non mi ricordo neanche come si chiami quello lì. Quello lì è l'unica musica che non dovrebbe esistere. Il resto va bene tutta. Quella me. Quindi, buonasera, cosa faremo questa sera? Cosa faremo questa sera? Una volta finito il recap, come sempre, Ugo, sì, Ugo. Come sempre. Ugo. Una volta finito il recap, come sempre, ci attaccheremo. A chi vuole essere milionario. E non ci fermeremo mai. Guarda l'Orbs, l'avete visto quanto è stato nell'inquadratura? Orbs ovunque. Se mio nonno davvero fosse diventato un fantasma che mi guarda, però sarebbe inorridito da tutte le seghe. La cosa brutta delle persone care, che se davvero diventano fantasmi e ti guardano, è che tipo scoprono come sei davvero. Ed è terribile. La sborra di tetra. Ma bastava anche la mia. Ci sono tanti piccoli pianeti in camera tua. Intendi cumuli di polvere? Oh. Non ci fermiamo mai. Quindi non ci fermeremo mai fino a che non raggiungo il milione. Senza aiuti. Il milione. Si vince il milione stasera, eh. Attenzione. Attenzione, si vince il milione senza aiuti, eh. Cap. Quindi niente, senza aiuti, senza quitto gio, attenzione, eh. Attenzione. L'ho detto. Cap. Buonasera comunque, buonasera. Sborra sui ragni, sborrare sui fantasmi. Ah, era tipo il format con Drake, quello. E così, ho capito. Qualcuno di voi sa usare bene il latex? Non è il materiale dei preservativi. Ma forse lo. Com'è? Com'è che si chiama lo spandex? No, quello dei preservativi cos'è lo spandex? Ragazzi, non me lo ricordo. No, dito, non te lo ricordi perché non scopi da una vita? No! È perché ho. Diciamo così. Sono allergico, praticamente. Sono allergico ai materiali chimici all'interno dei preservativi. E quindi io non. Partiamo col recap. Partiamo con il recap. Scopri da una vita, XD. E quindi sì, è il lattice, non è il latex. Ok. Ragazzi, no, a parte gli scherzi, non li uso, quindi non lo so. Latex. Usate sempre le protezioni. Latex, scritto anche latex, pronunciato latec. E no. Ma siete delle merde! Si pronuncia latex. Scritto anche latex, pronunciato latec e non latex. HIV, gaci, please. Non ho l'HIV. È un linguaggio di markup per la preparazione di test, tipo. Ah, no. No, niente, sto guardando la cosa sbagliata. Il latex è quella specie di pelle per i vestiti BDS. Ah, è quella roba dei vestiti neri, tipo quello di American Horror Story, che c'aveva il vestito. Ah. Ah.
Ok. Beh, I'm not into that kinky stuff. Tipo quello di Van, esatto, esatto. Tipo quello di Van. Hyper bra. Come sono i vestiti? Vestiti di colore, insomma. Vestiti. Vestiti che attirano un sacco il sole. Proteggetevi sempre. Tommy, partiamo. Partiamo, ragazzi. Partiamo con calma. Andiamo con calma. Che non credo che il recap sia tanto lungo questa sera. Quindi possiamo fare con calma. E poi così. Così. Scivolare. Così. Scivolare. Con leggeria verso Jerry. Quindi. Poi vi devo dire anche una cosa riguardo a chi vuole essere milionario. Vi volevo fare. Ricordate quando vi avevo detto che avevo comprato il Funko Pop del professore? Ricordate quando ve l'avevo detto, no? Avevo detto, ho comprato però il Funko Pop del professore. A parte che è appunto dell'esorcista, vabbè, gira, però vabbè, il Funko Pop è sfasciato, no? Che avevo detto, no, smiley face, sì che ve l'ho detto, sì che ve l'ho detto. Che avevo detto, l'avevo pagato 22 euro, no? Ho pagato, cioè pago il tizio, gli ho inviato i soldi, lui me lo doveva spedire. Gli ho inviato i soldi e ho pagato, c'era una tariffa che non ho calcolato e gli sono arrivati 21 euro e 40 centesimi. E quindi questo qua dopo 10 minuti mi scrive: sì, i soldi mi sono arrivati, ma 21 euro e 40, non 22, ne mancano 60 centesimi. Ma quanto devi essere quanto devi essere povero d'animo? Quanto devi essere... Dio santo, 60 centesimi! Me li hanno tolti per la tariffa! Non te li ho scammati io, ti prego! Quindi io ho dovuto fare un altro invio di soldi di solo 60 centesimi? Perché se no non me lo invia... Ma porca troia! Più genovese di me, molto più genovese di me. Omega lul. Ma quello è un Nim? No, Tommy, quello è di Nim. Quello è di... eh sì, è un Nim. Oh, ma sei abbonato pure a Nim, Tommy? What the fuck? Ma quindi se gira è rotto perché ho io anch'io un fungo. Vabbè, non è che è rotto. Cioè, nel senso, allora, parliamoci chiaro e tondo. Non lo so. Perché quelli costosissimi in teoria non vengono neanche tolti dalla scatola. Questo vale 15 euro, non vale una sega, quindi tolto dalla scatola non cambia niente. Però quelli che valgono 3, 4, 500 euro non li dovresti togliere dalla scatola. Quindi non dovresti nemmeno saperlo se ruota o no. Quello io voglio dire. Evasore fiscale. Perché evasore fiscale? Si parlava di 60 centesimi pagati al tizio del Funko Pop. Non, come siete arrivati a pagare di evasione fiscale? Comunque, quindi niente. Io non pensavo che si arrivasse a tanto. Ci sono rimasto male. Tipo, ma dai. Ma tutti i Funko possono ruotare la testa? Non lo so, ragazzi. Perché io ne ho abbastanza pochi. Ne ho pochissimi. Che ho davvero tirato fuori dalla scatola e ho provato a girarli. Questo mi è capitato per caso, quindi dovrei provare gli altri. Sinceramente non l'ho mai provato, ma non credo. Agli altri si vede da qua, la testa è fissa. Quindi Yotobi Pog, eh sì sì, facciamo la coop su Minecraft. Buonasera di Doio. Buonasera. Prova a girare il claptrap, ma Connor ti giro la cappella, vediamo poi. Quindi vuoi a toccarmi i claptrap? Alle 20 c'è il TG5? Non so cosa voglio dire, Jack, quindi? Cosa vuol dire? Io ho Geralt che si gira la testa e Deadpool Bubblehead. Vabbè, Bubblehead non credo possa girare la testa. Comunque, buonasera. Questa canzone qua, Money dei Pink Floyd. Money, scusate, la pronuncia corretta è Money. Money! Questa era la corretta. Buonasera a te, Jory, come stai? Grazie mille, Tommy, per i 10. Grazie, no, grazie Tommy. Normale, allora, no, normale. Ho superato l'esame di Raggio 2. Oggi sono usciti i voti. Ho passato l'esame, ma non siate felici. Seri. Perché non serve a niente. Ve lo dico già. Non poggate. Non serve a niente averlo passato. Perché...
c'è la serie di The Weird, ragazzi, serie. Non serve a niente averlo passato, perché è la prima metà. Quindi finché non do la seconda metà a fine maggio, perché vi spiego, se la seconda metà, cioè a fine maggio, la seconda metà di Raggio 2 non la passo, devo ridare anche questa che ho appena passato. Quindi aver superato questa, sì, ci sta, ma neanche troppo, perché se non passo il prossimo esame devo ridare anche questa parte che ho appena dato. Quindi ma che sistema della minchia, è così. Quindi alla fine sì, l'ho passato, yeah, però poco cambia, perché se non passo l'altra non serve a niente. Quanto hai preso? Non è importante quanto ho preso, è importante il fatto che io abbia preso 18-30, non cambia niente, perché tanto devo passare l'altra. 16.9, ma basta anche il 17.9 è bocciatura, Anche 17.9, non è che qua il 16 come in quell'altra andava bene. Deus you pay sì, è vero, no, non ho preso di 18. Quindi 18, porca troia, ok, vi faccio lo screen così lo smettete. Ah, perché se vi dico quanto ho preso, dite non è vero. Quindi adesso vi faccio lo screen. Però fatemelo ritagliare, perché sennò lico i nomi. L'ha superato anche sessanteno, incredibile, gliel'ho menato tanto che sarebbe stato bocciato invece. Ecco qua. Questa musica. Ok. Aggiungi immagine. E dovete stare zitti, Ok, dovete stare zitti, però non ha senso per me gioirne. Non ha senso per me gioirne, perché se dell'altro prendo 17, questo lo prende e fa e me lo trancia in tre pezzi. Quindi non serve a niente averlo preso. Non serve a niente. Pagina fake. Quindi sì, sono contento, però non serve a tanto. Sinceramente sì, ok, bene, però vabbè, se non passo la seconda è inutile. Altrimenti lo prendi ma nel culo. Eh sì, esatto, fake come tutto. Fake di brutto. E va bene, allora niente. Ha paura degli esami di economia, by the way. Fedaino, che cazzo vuoi, Vuoi che venga lì? Drop tu ragion. Quindi quindi Tommy, nel senso, sì, sono più o meno contento di averlo passato, sì, ma fino a un certo punto, moderatamente soddisfatto, discretamente accomplished, così, leggermente non indispettito, perché tanto manca metà, quindi. No, ma scusa, ero distratto. Di radio? Che hai preso di radio? Di radio? Sì, Ira, sì. Ma tanto non serve a niente, perché devo dare la seconda metà. Sì, è quello, ma non serve a niente. È come se non lo avessi preso. Raggio. E mi dà altri 10 bits solo per dire raggio. Sì, fate più errori grammaticali, così mi fate diventare ancora più ricco. Fateli. Quindi. Quindi posso inviare senza spendere bits, Pog. Vabbè, servono apposta gli shoutout per chi non può usare bits. Chi invece potrebbe usare bits e usa gli shoutout per non spendere soldi, andando a decrescere così il mio patrimonio, verrà bannato. A proposito di Jerry, ho visto che la categoria su Twitch del milionario è quella in inglese. Devo metterla comunque. Sì, Tommy, grazie. Tommy, sei veramente la cosa più efficace del mondo dopo i compiti divisi di Raggio 2. Grazie Tommy. Lupo Nero, grazie per il follow. Quitto Joe, si arriva al milione. Ciao, buonasera, quel ricciolino ribelle. Ciao Ila, grazie per essere passato, cioè per essere qui questa sera. Grazie Ila.
Grazie, pensavo che fossi impegnata, non mi avevi detto tipo giovedì esco con Stefano, venerdì vado con la Mimmi e mercoledì perché lei convive, lei ha il fidanzato, lei convive, lei ha un lavoro, lei ha una vita vera a differenza di me. Vabbè, non ho detto niente. Non ho detto Dio sempre con la Mimmi di The Weird. Ciao new friend, ci sarà molto spam. Questa avevo letto. La veste da vecchietto XD. Così perculato da Twitch tale che non viene nemmeno invitato al Twitch con in Germania. Esattamente, forse, esattamente. Infatti, per quello colledi e non giovedì autistico. Ma che cazzo dici? Allora, Ilaria Baracchi, tu è tanto tempo che non vieni in live. Io l'ho già spiegato. Il tempo è una cosa soggettiva. Io l'ho già spiegato qualche live fa. Ho spiegato come il tempo sia una cosa soggettiva. Quindi per te, te mi puoi venire a dire autistico del cazzo, tanto oggi è mercoledì. Ma per me no. Quindi non lo è per me. Quindi non conta quello che dici. Quindi basta. Carbonara senza panna. Grazie, grazie. Quindi se gira è rotto il fungo, quindi no, non è vero che se gira è rotto, non lo so, però è la prima volta che me ne sono accorto. No, ma scusa, vi state 29 il voto che hai preso di raggio, sì. Pepolo, grazie Tommy, che sei qui anche questa sera, anche se non dovevi esserci, grazie. Infatti oggi è mercoledì, buonasera, ti visto come voglio, oggi è Woshi, prima chi vuole essere milionario. Fatemi controllare se le cose posso farle vedere. Ragazzi, la live di ieri c'è ancora. La live di ieri c'è ancora. Io non vorrei dire, ma la live di ieri c'è ancora. Non ho cancellato niente. Ok, le ho già aperte tutte. Fatemi controllare. Pog. Ma stasera doveva esserci. Ah, ok. No. Ok, Tommy, okay, okay. Vabbè, tanto lo so che ci sono anche gli altri mod. Mi sto riferendo specificatamente a Tommy, perché Tommy aveva detto che dei giorni non ci sarebbe stato. Per favore, altri mod, non vi offendete. Manu, non ti offendere. Sara, non ti offendere. Per favore. Mi avevi risposto andato. Non so quanto bene. Speriamo. Pepe Scuzzo, altri Tommy, altri mod. Quindi, fatemi vedere qui che non riesco, mi state distraendo, guarda che fastidio che date sto brusio, per sempre a parlare siete. Cos'è sto sottofondo? Guarda come si dimentica di me. Guarda come si dimentica di me. Mi dimentico sempre qualcuno. È per quello che odio fare gli elenchi. Forse, allora, forse, sai cosa c'è di bello? Che a differenza di Tommy, della Sa. Vai, forse la Sa. A differenza di Tommy e di Manu KM, tu hai visto il mio cazzo. Ah no, a differenza anche della Sara, hai visto, a differenza degli altri mod, tu hai visto il mio cazzo. Come la mettiamo? No ragazzi, prima mi sono un attimo, non volevo dire quello che ho detto. No, la Sara non ha visto il mio cazzo. Cap. No, non è vero, no. Ragazzi, cosa ve lo fa pensare? Quindi forse pensa che fra 4 mod ad averlo visto siete solo in 2, in 1. Pensa un po', cioè forse, scusami se è poco, ok? Cioè no, non poco il mio cazzo. Cioè non che è piccolo, ogni cosa che sto dicendo mi sta rovinando. E andiamo avanti. Partiamo con recap, che dite? Se partiamo con recap secondo me è meglio ragazzi, perché c'è un sacco di roba divertentissima. Giulia, una mia amica, vuole che la saluti. Meno male, avevo già paura. Tipo, Giulia, una mia amica, cosa? Già che stavamo parlando di inviare dick pic, stavo già avendo paura di chi afferma cose che non sarebbero state vere. Per quello mi preoccupavo. Ciao Giulia. Sono fiero di averlo visto, K.
Che poi io e te abbiamo un pene abbastanza simile, forse, da quello che mi hai detto. Cioè, quando hai visto il mio, hai detto che effettivamente era abbastanza simile. Leggermente curvo il mio, però era abbastanza simile, mi sembra. Come forma, come spessore, una cosa del genere. Fratelli di pene. Se forse venisse a Genova potrei appurarlo. No homo. Però potrei appurarlo in un certo senso. Pene brotherhood, penis brotherhood. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Quindi niente, grazie Fosse, grazie, apprezzo molto. Ciao Giulia. Giulia, la prossima volta che vuoi un saluto, ok? Muovi il culo, alzi la cornetta, Mondial Casa ti aspetta! Muovi il culo, apri internet o scarichi l'app e vieni qua in live. Mi chiedi Diddo salutami. Non che mandi gli altri. Ti sembro così... un distributore di merda. Basta che gli chiedi una cosa e io la faccio. Ma che cazzo vuoi, Giulia? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo sei, Giulia? Giulia! Giulia! Ma stai scherzando? Ma seriamente, ma stiamo scherzando? Boh. Veramente, ragazzi, hanno ragioni vecchie, una mancanza di rispetto in questa nuova generazione. Giulia, davvero sono senza parole, che schifo. Giulia, come ti chiami su Twitch? Ma non c'è, ma non c'è, perché è la amichetta che gli dice: ah, quando vai in live, perché io sono troppo impegnato con la mia vera vita, quando vai in live digli di salutarmi e poi mandami il video. Io però non mi muovo da qua, sto a farmi i cazzi miei, fanno tutto gli altri per me, perché io sono la principessina. Ma che cazzo fai? Andiamo avanti. I'm so disappointed, Giulia. Appunto, appunto. PPV e RI. Esatto, esatto. Bella questa. Giulia TMS. Giulia non è pagliaccio di nessuno. Pepo Honk. Esatto, esatto. Terrorizzata a morte. Esattamente come la mia dignità quando mi fanno certe richieste. Altro posto non sono tornata. Questo è crostini sicuro. Esatto. Il re dei cracker. Fucking cracker king. King cracker king. Bitch. Cracker king. Bitches. Grazie. Ah, e comunque sono 19 mesi. Grazie Ira. Grazie Ira. Grazie per i 19. Grazie per i 19 Ira. Grazie mille. Thank you very much, very cool. Thank you Ilaria Baracchi, very cool. Grazie Ila, grazie. Quando parli con Diddo devi stare zitto. King Cracker King, non King Cracker. Sembra il nome di un boss di Boshi. Sì, infatti no, infatti ho detto danno di Sly. Poteva anche essere di Boshi, eh. Thank you Ilaria Baracchi, very cool. Grazie per i 19, grazie. Grazie. Giulia, quando parli con Diddo devi stare zitto. Grazie Alessio, grazie, esatto. Mi faccio notare il fatto che è così secco che non rompe i cracker, ho capito. Ragazzi, non so se si vede, guardate un po' il deltoide occipitale. Guardate il deltoide, questo, oddio, ma questo è sudore. Eh sì, vabbè, a parte la chiazza. Guardate il deltoide occipitale. Scusate se è poco. Woodface. Bunka Omega. Scusate se è poco. In video sembra molto più piccolo rispetto alla realtà. No, suona estremamente male, Ila. Ila, a differenza di forse tu non l'hai mai visto. Puoi evitare di dire queste frasi? Guarda il deltoide, Diddo Wood. E quindi niente, è andata così. Ila, Diddo Wood. No, infatti è lei che pone le frasi in maniera orribile. Non è colpa mia. Hulk Autistic 2 quando? Il muscolo intendevo, il muscolo rosso. Grazie Ira per i 20, grazie Ira. Ma dopo Bosch? No, prima Jerry, poi Bosch. Dopo Bosch? No, non lo so ancora, non lo so ancora. Dopo come serie. Tipa che vuole stare su Now, Diddo, bravo. Chi c'è da tempo sa. Una meme dedicata agli old friends.
una meme dedicata agli old friends. Sono a bocca parole. Sono con le lacrime così sull'orlo. Si vede? Grazie Anti, questa è bella. Brian, Dance Game, l'odio verso Brian, grande odio. Una musica free per la monetizzazione, proprio provare per credere. Sì, Drake, immagino, cioè c'è un sacco di siti che hanno la musica gratis così che la puoi monetizzare, ma non me ne può fregare di meno dei soldi su YouTube. La mia fonte di introito principale è Twitch, quindi chi se ne frega. Se i video su YouTube non hanno gli ad, non me ne frega un cazzo. Comunque, grazie Anti, bella, l'ho salvata. Dido Error, ok, sto qua sono curioso. L'elenco ti dice perché le frecce stanno di fronte... Eh? Devi già in modo che l'elenco ti dice perché le frecce stanno di fronte ai muri, come le frecce stanno nella colonna vuota tra si... No, non ho capito per niente. Ok. Ok. Grazie Vale. Real Pog. True Lulvu. Come fanno i piccioni. True Lulvu. Grazie Vale. True Lulvu. Mom, can I have di Doyo? No, we have already di Doyo e Tom. Ok, questa non è così scontata. Questa, chi non sa, chi non ha visto questo nuovo format di lagare, Did, sono Giulia. Sei ancora qua, Giulia? Hai mosso il culo finalmente. Mi sei venuto a salutare finalmente. Hai mosso il culo finalmente. Ciao. Ciao. E comunque questa meme non la si può capire se non si conosce il sottostante, lo strato sottostante di contesto al di sotto dello stesso, perché se non si conosce questa base si perde tutta. Ma io la conosco perché sono il king, un meme king, e quindi grazie Anti, è molto bella, very cool. Non avevo nulla da fare, vediamo. Un minuto di meme? Icaro? Oh mio Dio. Ok, this gonna be good. Credo. C'è scritto Tiziano, quindi non è Giulia Pepo. Ma no, aveva scritto sono Giulia, cioè si vede che sono tipo lei a casa sua, perché a differenza mia la gente trova la propria metà. E quindi magari lei è a casa sua e sta usando il suo account. Non avrebbe senso essere uno accanto all'altro e usare due account diversi. Come non avrebbe senso essere uno accanto all'altro e giocare a Sekiro invece che scopare. Vero, Ivan e Camilla? Vero? Vero? Ecco. Mi sta qua accanto. Infatti, immagino. Sì, immaginavo. Non c'è l'audio per ora, quindi tranquilli. Ah, era Dark Souls 2, vabbè, cercavo di capire, quindi andava bene, cercavo di capire in generale il contesto, non stavo guardando il gioco in sé. Cioè, ho visto un tizio che camminava, ho detto, vabbè, sarà Sekiro, perché è quello nuovo. Thanos Joe, classico, rimasto solo, comincio a cercare qualcosa da stuzzicare. Cosa diavolo vuol dire? Bello. Molto bello. Si imbatte perciò in un cibo così succulento e prestigioso da non essere rintracciabile nemmeno a tarda notte nei supermercati. This is it. Eccoli! Il fatto però riservava per lui un altro destino. Attualmente... guarda come soffro! Guarda come soffro. Terribile. No. E appunto. Peccato che non c'ha l'audio. Guarda qua come scecro via le gemme dell'infinito. The end è così. Proprio abrupto. Proprio così. Una fine abrupta. Così proprio.
Grazie, grazie Icaro, anche a te, very cool, grazie. Bello, 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 soprattutto questo... Aia, ma ora c'è il volume, what the f... Ma qua c'è il volume. E non c'è in tutto il resto. Non so se è un bug incredibile, abrupto Joe. Comunque vabbè, il coso della mia faccia su... questo è fantastico, questo è perché hai azzeccato anche la... Come si dice? Non il colore, la... La saturazione proprio l'hai azzeccata bene, quindi grazie Icaro, bello. Questo vale tutta la meme. No, no, è senza. Ah, ok. I primi film erano muti, Five Head. È vero. E quindi niente, grazie Icaro. Fra l'altro, piccolo story time, dove ho fatto una figura di merda, così abbastanza sibillina, abbastanza grande nelle sue dimensioni. Niente, avete visto lì il Carrefour dove vado a comprare i cracker, cool story, sono andato al Carrefour poi era un'altra notte, non ho fatto né storie su Instagram né niente perché non aveva senso. Ivan, no, Pepe. Buonasera. Amici. Buonasera. Avrà finito di studiare quest'altra, avrà finito di studiare. Oggi è l'ultimo giorno di scuola. Immagino. Non si riposa, lui parto alle 6 per andare a Formia con gli scout e dovrei dormire, ma l'autismo mi chiama. Che vita di merda. Cioè lodo, detto in tutto affetto, detto col tutto rispetto, con tutto affetto, ma te le vai a cercare, te le vai a cercare. Sono proprio stanca, sai Dido? Mi sono alzato alle 3 di notte... Sono le 23, ho finito ora di studiare, non ho neanche mangiato. Domani finisce scuola, però sai cosa? Mi scalo l'Everest sulle mani con gli scout, perché... Però sono proprio stanca. Lodo, fai conti con te stessa, fatti un'analisi di coscienza, ok? E smettila di darti la zappa sulla vagina, perché non puoi continuare così. Lodo felso caimen. Quanto sputa. Ma allora. Lodo felso caimen. Che accento genovese. Non ci ho fatto caso, scusate. Ma voi ho davvero così tanto accento genovese? Senti lo genovese che esce tantissimo. Sono davvero stato così tanto genovese? Non ci ho fatto. Vabbè, ragazzi, a volte mi scappa il genovese. Cioè, è normale, parlo così, cioè, parliamo così noi a volte, non sempre, a volte capita. Ho sentito l'odore del porto. vediamo. Sì, però... sto provando a caricare il VOD, ma non mi si apre. Se conoscessi mia madre non parleresti così. Grazie per se i 19. Se conoscessi mia madre non parleresti così, Carl Smile. Se lasciassi anche solo un'attività o un'ora di studio mi caccerebbe di casa. Carl Smile, perché a detta sua senza ciò perdo i valoria. Potrei dire tante cose. Se conosci me, se lasciassi anche solo che un'attività, sì, a parte i valoria. Se lasciassi l'attività di studio o un'attività, cioè un'ora di studio o un'attività, mi caccerebbe perché sennò perdo i valori. Potrei dire tante cose. Giulia ci ha scritto su Instagram. Non ho neanche dovuto dire stavolta. Vedo che la community mi conosce. Potrei dire tante cose riguardo a questa cosa qui, ma non le dirò perché finirebbe poi per la chat a dire: Dido, perché prendi in giro il Sud Italia? Quando non è vero, perché io stesso sono metà agrigentino, quindi io non prendo in giro il Sud Italia. Io critico dei difetti oggettivi che c'è ancora e che fanno anche parte di me, perché anche io vengo dal Sud. Cazzo, così la smettete di dire che non mi piace il Sud. Io amo il Sud e ripeto ancora, io anche sono metà di Agrigento, quindi a me piace il Sud, però come dire, Agrigendo Zulul, però cap, però ho un sacco di saliva, porca troia. Non ho sputato sulla scrivania, ho sputato in questa tazza. C'ho la bocca strapina di saliva e non so perché. Quindi hai qualcosa contro il Nord, Pepo?
No, non ho niente contro il nord, sono metà del nord e metà del sud, sono bivalente, quindi... Ah, meglio, Fils of Kemen. Quindi non c'ho niente contro nessuno. Io sono mezzo ucraino. Mia mamma è di Kiev. Nessuno te l'ha chiesto, Alessio. Quindi Lodo, non ce l'ho col sud in generale, però in ogni caso... insomma, sono comportamenti strani, sibillini, così, un po' così. Vabbè, parliamo di una donna che sostiene che chi non va in chiesa morirà nel dolore e la sofferenza ed è destinato alla dannazione eterna. Il problema non è il sud, ma determinate singole persone, tra cui mia madre. Ha ragione. No, ma perché devi spammare Carsmile? Io ti banno adesso, vediamo. La storia. Il punto del discorso. Non so perché vi faccio condividere oggi, ma ok. Così. Guarda, buonasera, attenzione. Non so che mi faccia condividere. Premete, attenzione, signori. Tutti. È successo. Allora, quel Carrefour lì, praticamente, era successo che. Hai problemi contro il centro Italia? Allora. No, effettivamente non c'è nessuno del centro Italia. Effettivamente, che cosa c'è al centro Italia? C'è Lazio al centro Italia. Basta. Ma c'è non eri altro. Un uomo di chiesa animalista? È un periodo buio, forse, quello lì. A parte che, vabbè, non siamo a riaprire, c'è tante cose. Comunque, Batista. Ah no, basta, ho detto Batista. La storia era che praticamente lì al Carrefour. Una sera ero andato a prendere i cracker e quella volta c'erano, no? Solo che ovviamente, dato che quel Carrefour è cursed come tutto, ogni volta c'è qualcosa che non va. Quella volta cos'è che non andava? Non andava, cioè non avevano tipo i soldi nella cassa o non andava la cassa, vabbè, quindi la gente va a pagare quei soldi perfetti, esatti, forse non avevano i soldi per dare i cambi, diciamo così. Vabbè, io abbasso il volume, ragazzi. Faccina sorridente. E praticamente la gente doveva quindi pagare coi soldi perfetti, perché non avevano i soldi per ripagare, cioè per dare il resto, quindi doveva pagare coi soldi perfetti. E praticamente arrivo io, devo pagare tipo 2,62 euro, tipo una cosa del genere, e li avevo giusti perfetti, 2,62 euro. E il cassiere, che era un ragazzo, era tutto lì nella merda, in mezzo al casino, quindi faccina sorridente. Aveva bisogno che qualcuno gli venisse incontro in questo casino. E sperava che io avessi i soldi giusti. E gli ho dato così 2,62 euro giusti. E c'era un sacco di gente dietro di me che guardava la scena. E mi ha detto: grandissimo, tu sì che hai il cazzo duro. Faccina sorridente. Come battuto, no? Io non è che io ho detto ah ah ah, o io ho detto una cosa simpatica. Io ho detto grazie. Faccina sorridente. Non è una grande risposta. Non è una grande. Cioè. Non è una grande risposta. Sorridente. Faccina sorridente. Poi mi sono vergognato sorridente. Perché mi sono reso conto. Faccina vergognato sorridente. Tantissimo. E sono andato via senza dire altro. Non sapevo cosa dire. Perché mi vergognavo un sacco. E la gente che mi guardava tipo con un punto di domanda in testa gigante. Tipo i Sims con un punto di domanda in testa. Faccina e sono andato via. Sorridente. Vuoi sentirlo? Sorridente. Ha meno senso sorridente. Ciò che ha detto il cassiere. Vabbè, no, sorridente. Si può sentire. Si può dire tipo, io dai, sorridente. Grande, sei proprio il cazzo sorridente. Duro tu. Cioè, si dice a volte. Faccina sorridente. Punto di domanda. Faccina question mark. Sorridente. Question faccina mark. Sorridente. Crash Denmark. Sorridente. Crash Denmark. Faccina sorridente. Grazie, smiley face. No, ma sì che si faccina sente. Sorridente. Faccina comunque. Sorridente.
Faccina sorridente. E quindi è andata così. Faccina Ultra sorridente. Autismo is real. Faccina sorridente. Faccina sorridente. Faccina sorridente. Lodo comunque. Faccina domani, vabbè, gli faccina scout, vabbè. Sorridente. Spero faccina che tu ti possa sorridente. Divertire in live. Io sono mezzo ucraino, mia mamma mi chiede. Sorridente. Alessio, grazie faccina per l'info sorridente. Comunque, grazie. Faccina sorridente. Pepe Scuzza, Alessio. Faccina sorridente. Didi, non so perché faccio i video di oggi, ma ok, buona live a tutti. Buona live a te anche, Finché Ecron. Spero tu te la goda. Grazie Finché Ecron, grazie per i 18 mesi. Grazie per l'anno e mezzo. Grazie per i 18 mesi, grazie mille. Devo abbassarmi il volume in cuffia perché sto impazzendo. Grazie Finché Ecron, grazie. Pepe Scuz. Tommy, l'avevo letto. Grazie Orenor, Alessio, Ilaria. Faccina sorridente. Questo faccina è un video sorridente. Che vi volevo anche far vedere. Sorridente. Oggi ho fatto un opilione nella vasca da bagno. Invece che annegarlo, faccina l'ho gentilmente sorridente. Accompagnato all'esterno su un pezzo di Scottex. Perché non ci hai sborrato faccina sopra? Sorridente. Io ci ho reso. Infatti, sorridente. Bravo Alessio. Ti sei redento. Sorridente. Arrivato in terrazza, mio padre ha detto che potevo tranquillamente lanciarlo via, ma essendo io di animo gentile, ho posato lo Scottex e ho lasciato che l'opilione scendesse e continuasse la sua vita per conto proprio. Sì! Perché non prendevi allora un pezzo di carta di Kevlar e non ne creavi un piccolo aeroplano di carta? Correvi in università, ti facevi al volo una laurea in bioingegneria nucleare, attaccavi all'aeroplanino di carta in Kevlar dei mini reattori e lo lanciavi per questo aeroplano con un mini volante faccina così che potesse andarsene dove voleva, magari sorridente. Con 8 faccina piccoli volanti sorridente. Così che faccina con le 8 zampine poteva guidarli faccina tutti sorridente. Ma lanciala faccina fuori sorridente. Giù che tanto non si fa niente non si fa niente. Top 10 anime fight non posso vedere perché c'è lo spam. Nessuno mi ha chiesto faccina sorridente. Ah, era una vendetta Alessio, ok. Faccina sorridente. Enigma. Let's faccina stay, sorridente. Don't tell me. Faccina sorridente. Enigma di tu. Faccina sorridente. Faccina sorridente. Faccina sorridente. Faccina autismo. Sorridente. Faccina sorridente. Faccina sorridente. Ah, effettivamente. Faccina effettivamente. Faccina sorridente. No! Faccina sorridente. Faccina sorridente. Faccina sorridente. Faccina real, sorridente. Real. Trululvu. 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 Faccina sorridente. Trululvu. Faccina sorridente. Bella. Faccina effettivamente è Trululvu. Sorridente. Faccina quando realizzi che per colpa di orari di lavoro riesci solamente a guardare il VOD. La mia... Faccina sorridente. Faccina sorridente. Faccina Massimo! Faccina Massimo! Faccina voglio solo un orario faccina decente! Sorridente. Grazie faccina Durden, sorridente. Grazie Durden, sta qua la salvo, sta qua la salvo, grazie faccina Durden. Sorridente. Il Kevlar sorridente. È una fibra sintetica faccina aramidica, faccina inventata sorridente. Nel 65 da Stephanie Kwolek. Faccina la caratteristica principale faccina è la grande sorridente. Resistenza meccanica alla trazione, vedi? Sorridente. Tanto che a parità di massa faccina è 5 volte sorridente. Più resistente dell'acciaio. Sorridente. Lo sapevo. Faccina lo sapevo. Sorridente. Faccina due cose che vi dico. Faccina sorridente. Per prima cosa vorrei ringraziare faccina te, Jordi, e voi family per aver accolto sorridente. Il mio videogioco calorosamente. Non avete idea di come faccina sia felicissimo sorridente. Del fatto che tu, Jordi, lo abbia provato in faccina live e di come sorridente. Voi tutti abbiate commentato sorridente. In massa. Faccina ogni volta che dicevate cose faccina che vi piacevano, sorridente. Cose che non vi piacevano, faccina consigli e battute, mi strabate un faccina sorriso. Grazie, sorridente. Jordi, grazie, family. Faccina figurati, Sandra, anzi, grazie appunto per averci fatto provare. Ogni critica, ovviamente, sta.